Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Laura, ho 34 anni e faccio parte del gruppo degli amici di Beppe Grillo da circa 3 anni, da quando si è costituito, poco più. Che cos'è il gruppo degli amici di Beppe Grillo di Brescia? Ce n'è anche un altro, Ozzi Nuovi, ce ne sono anche altri nella provincia. È un gruppo di ragazzi, come diceva Beppe, con tanti interessi, che cercano di portare avanti sul territorio nazionale quelle che sono le battaglie che Beppe lancia normalmente a livello, noi portiamo avanti a livello locale quello che Beppe lancia a livello nazionale. E le nostre iniziative attualmente in essere sono sostanzialmente 3 le più importanti. Siccome, come voi sapete, siamo tutti combattendo affinché le energie rinnovabili comincino a prendere piede anche nella politica italiana, abbiamo costituito un gruppo di acquisto solidale dove chiunque di voi fosse interessato può iscriversi andando ai banchetti per poter installare degli impianti fotovoltaici nelle proprie abitazioni. In un anno siamo riusciti ad installare ben 12 impianti e ASM si vanta di aver installato 25 impianti in 10 anni. Quindi i moduli di adeguamento. Voi sono le nostre forze, con le loro forze, oscurati dai media, hai capito? Vai avanti, Laura. Poi abbiamo un'altra iniziativa molto importante, che è quella dell'inquinamento della Caffaro. Come voi sapete, la Caffaro per 54 anni ha inquinato Brescia, arrivando fino a quasi tutto il sud della provincia bresciana. Ancora oggi l'inquinamento di Caffaro è un inquinamento attivo da PCB, diossine ed altre schifezze. Purtroppo stasera non c'è il professor Marino Ruzzanenti, che è uno specialista al quale noi ci rivolgiamo per avere informazioni su questo argomento, però io vi invito a andare sul sito di Beppe e sul sito del nostro meetup, o comunque a venire ai banchetti se vi interessa l'argomento, per avere maggiori informazioni. Sul caso Caffaro noi stiamo raccogliendo delle firme per chiedere al Comune di Brescia di agire giudizialmente, di far sentire la propria voce a livello giudiziario, perché il processo penale contro i responsabili dell'inquinamento ha rischiato di essere archiviato ed è stata evitata l'archiviazione soltanto grazie all'opposizione dei comitati ambientalisti con i quali noi siamo in contatto. L'archiviazione l'abbiamo evitata la prima volta, certo. Il giudice ha disposto un nuovo integrazione di indagini, però siamo a rischio che venga archiviato di nuovo tutto. Sì, ma e quindi vi invitiamo a firmare ai banchetti, come al solito, perché lo facciamo. Avete firmato? Abbiamo preparato un filmato per voi dove ci sono un po' delle iniziative che abbiamo portato avanti. Beppe è soltanto una molto veloce. Stiamo raccogliendo anche dei computer vecchi inutilizzati, perché abbiamo 2 geni del computer che pubblicizzano Linux, cioè il software libero. L'open source, sì. Ecco, quindi stiamo raccogliendo questi computer per riciclarli, rimetterli insieme e donarli alle scuole e agli istituti con installato Linux, anche per stimolare gli enti pubblici a risparmiare su questo punto. Molto brevemente, perché poi dopo, allora, noi vi aspettiamo ai banchetti, come ha detto Beppe, noi ci autofinanziamo, per cui vi chiediamo un piccolo contributo anche con l'acquisto dei nostri gadget. Il 29 di ottobre ci sarà una serata, se qualcuno di voi fosse interessato, presso la Casa delle Associazioni, la serata di accoglienza, e il 6 di novembre un'altra serata in via Overland, sulla decrescita felice con il dottor Pallante, per cui noi per quelle 2 serate vi chiediamo di spegnere la TV e di venire a trovarci. Adesso che potete guardare il filmato. Con noi c'è l'ingegner Cerani, che è dei comitati ambientalisti bresciani. Prego, ingegnere. Grazie dell'occasione, solo per dire che il gruppo Meetup con altre 15 associazioni e comitati sta lavorando parecchio sui rifiuti, è già stato detto, sui rifiuti urbani, industriali. Abbiamo presentato parecchie proposte alla provincia in occasione della revisione del piano provinciale rifiuti, perché si lavori finalmente sulla prevenzione e sulla riduzione. In questa provincia sono parole sconosciute. E abbiamo anche l'esperienza di 4 comuni, di primi 4 comuni bresciani, che hanno abbandonato i cassonetti e le campane per passare al sistema porta a porta, fanno il 70% di differenziata e qualcuno di questi è riuscito anche a ridurre i costi di esercizio. In questi comuni, guarda caso, dopo che si arriva a questi risultati, si comincia a lavorare sulla prevenzione, sulla riduzione, sui distributori di latte alla spina, piuttosto che sui negozi che vendono prodotti sfusi, piuttosto che su altre iniziative locali. Nascono anche delle attività imprenditoriali locali, quindi è solo l'inizio, però
volevamo approfittare di questa occasione per dirvi di lavorare, di sensibilizzare moltissimo sul vostro territorio, i vostri comuni in questa direzione. Grazie. Perché? Grazie, Presidente. Perché no, volevo solo dire.